1, 2, 3, prova! Salve a tutti! Nah, è meglio dire, sono Ruggine! Mi sono appena svegliato! La prima puntata è stata fantastica! Vi piace tantissimo il format, vero? Stasera ci saranno grandi ospiti. La prima sarà Alibi, una tenerissima ragazza. Poi il vincitore misterioso tra Manzo Pomodoro e il tipo a forma di gelato e due oscuri personaggi. Nella storia di ieri vi siete chiesti il perché io ero colorato di verde e blu. Non lo so nemmeno io. Ciao Antonello, oggi è proprio una bella giornata. Ciao Ruggine, sì, oggi è proprio bella, sei pronto per stasera? Prontissimo caro Lamabello, non vedo l'ora di presentare i nostri carissimi amici. Carbro, hai creato l'isola della stagione 9? Sì, ti piace? Guarda narratore, ho fatto anche neo inclinata. Wow! Carbro, tra tutti i cibi del mondo, proprio una mela per rappresentare Manzo. Manzo! Ho sbagliato! Dai, non fa nulla, non piangere. Mi è venuta fame. Ma mangi le tue creazioni! Questa invece è picco polare. Mi sento Godzilla. Oh, un cretino. Fa lo stesso. Questa è palmeto paradisiaco. Tutto molto bello, ma ti mostro io un posto molto, molto speciale e a grandezza naturale. Ti mostro la villa dei narratori, un posto tranquillo dove ci riposiamo. Ehi, perché non vi fermate a mangiare una bella pizza? Pizza? Sì, dai, ho fame. Una piccola sosta non ci rovinerà la giornata. Ve la preparo subito! Ok, mettiamoci qui. Allora, Carburo, che mi racconti di bello? Ti sei preso una vacanza dopo le stories? Narratore, ho un problema. Cosa? Quando ho partecipato al Fortnite Show, mi è caduto un V-Buck sul palco e mi serve! Devo comprare un anello al bombarolo! Ok, calmo. Ma sai che Ruggine non permette di entrare, a meno che non sei ospite. Dobbiamo entrare senza farci vedere! Un cannone! Ecco a voi la pizza! Grazie, Pomodoro. Dicevo, un cannone è perfetto. Io posso entrare senza sospetti. Allora prepariamoci subito! Dobbiamo andare a casa mia per prenderlo. Vuoi una caramella? Sì, la voglio! No, sono mie! Ma... Mi siete dimenticati la pizza! Non avete neanche pagato! Scordacchiato! Oh no, abbiamo dimenticato di pagare! Cosa facciamo? Ho un'idea! Spaccali! Ok, ecco fatto! M'hanno fatto fesso! Ok, questa è casa mia! Ti piace, vero? Che ne dici prima di una partitina? Sono il re del basket! Ops! Ce la faccio! Sì! Bella casetta! Qui è la sala relax. Ehi, non stare in piedi sul mio divano! Ok, Carbro, lo show sta per iniziare. Facciamo presto. C'è il lama lì davanti! Entra su! Ciao, Antonello! Come va? Oh, narratore, che piacere vederti! Cosa fai con quello? Serve a Ruggine per una prova per il suo show. Ruggine non aveva in programma un cannone?
Non è che state complottando tu e Carburo per entrare di nascosto dentro il Fortnite Show senza pagare? Magari con Carburo dentro il cannone? No, certo che no. Allora passa pure. Ciao Antonello. Ciao Carburo. Ok, siamo entrati senza dare sospetti. Ora entriamo nei bagni e aspettiamo che Ruggine abbandoni il palco per prendere il tuo V-Buck. Ciao Antonello, niente orsi rosa in giro, vero? Niente orsi. Ruggine, domani puoi firmare un contratto così posso pubblicare la mia canzone. Sì, certo. Ora andiamo sul palco che tra poco si incomincia. Non sto nella pelle. Abbiamo un nostro nuovo amico. Oggi insieme a Cretino abbiamo Magrinus Malignus Merdinus Maleficius, detto anche imbecille. Come state, Cretino e imbecille? Ottimo! Buonasera a tutti cari spettatori, come al solito siete in tantissimi! Qui è il vostro Ruggine che vi parla. La votazione del primo episodio ha portato nel podio sia Pomodoro che Manzo, quindi ho invitato entrambi nel Fortnite Show. Ma prima abbiamo una dolce fanciulla da presentare. Sto parlando della youtuber, influencer, doppiatrice Alibi, nel suo primissimo ruolo delle storie Sfiaba. Bene, Alibi! Sei felice di essere qui? Hai paura delle mie domande, vero? Sono super felice di essere qui. Le domande mi hanno sempre terrorizzata, ma il fatto che me le devi fare tu mi terrorizza ancora di più. Sei una delle doppiatrici più amate di Fortnite Stories. Hai doppiato Fiaba, Rox, Demi, Sogno, eccetera, eccetera. Ma hai mai doppiato Nentai? Mia? No, non ho mai doppiato Nentai, ma credo di potercela fare. Nel senso, se dovessero un giorno propormi di doppiare un hentai, perché no? Preferisci essere considerata sexy o elegante? Tra le due io non mi definisco né elegante né sexy, perché nella realtà non sono esattamente come i personaggi che sono tenuta a doppiare nelle stories. Però, se dovessi scegliere tra sexy o elegante, non c'è una via di mezzo? Raccontami l'esperienza più imbarazzante della tua vita. L'esperienza più imbarazzante della mia vita è la mia vita. Sono un raccoglitore di figure di merda. La più imbarazzante, vediamo. Forse è iniziato tutto quando ero piccola, mi perdevo nei centri commerciali e iniziavo a cercare mia madre, la scambiavo per qualsiasi signora della sua statura con i suoi stessi capelli e mi aggrappavo fortissimo a queste persone sconosciute pensando che fosse mia mamma. E alla fine ci rimanevo veramente male, iniziavo a piangere a cascate. E non trovo il mio V-Buck! Carburo! Sono una bambola, non sono io Ruggine, sono una bambola che balla. Cosa stai combinando sul mio palco? Vai subito fuori da qui! Scappa! Hai mai avuto una cotta segreta per un influencer o personaggio di Fortnite? Non lo so, non ho mai provato attrazione verso un influencer o un personaggio di Fortnite. Però, chi lo sa, il futuro è vasto. Magari potrebbe accadere presto o tardi. Ok, e qual è la cosa più selvaggia che tu abbia mai fatto? La cosa più selvaggia che abbia mai fatto in vita mia è stata mettere la pancetta al posto del guanciale nella carbonara. Tantissime persone mi avrebbero uccisa. Hai bombato con il narratore nonostante eri la cattiva. Come ti sei sentita? Mi sono sentita potente! No, a parte quello... Lo so, normale. Ti piace il mio culo 100% Ruggine? Il tuo culo 100% Ruggine è veramente spettacolare. Bene, Alibi, ora sono gli ospiti a votare. Scegli pure il tuo cibo preferito. Ah, pomodoro! Ed ecco qui dove è tutto iniziato il tuo doppiaggio nelle stories. Casa 150. Salve, sono il na... Ciao! Oh mio Dio! Ma è bellissima! Ha il cappuccio rosso! Devo dirle qualcosa di carino! Qualcosa di carino! Devo fare la cacca! Oh! Il bagno è nel piano superiore. Grazie! Per poi tradire il povero narratore, così! Ma che...
Cosa hai fatto con quel piccone? Succedere. Devo compiere la mia missione per Taro. Vuoi salutare qualcuno in particolare prima di andare? Certo, prima di andare vorrei salutare con un caloroso abbraccio il signor Mango e il signor Luke di Shikokujin e ovviamente Pazzox. Comunque ragazzi, è stato un vero piacere. Ci vediamo nelle prossime stories. Ho fatto una cazzata. Manzo! Pomodoro! Non sederti vicino a me, hai sporcato il mio camioncino! Oh, salve! Prego, siete invitati! Entrate pure! Beh, passiamo subito con due rivali, Pomodoro e Manzo! Qui al Fortnite Show! Prego, salite pure, è un onore avere qui entrambi. Siete stati scelti dai fan qua sotto nei commenti. Oh, sono molto contento. A breve uscirà come skin la mascotte di Approdo Avventurato, con ben 4 stili differenti. Cosa pensate di fare? Non ho paura della concorrenza, perché i panini sono più buoni. Anche le mie pizze. Beh, odio dirlo, ma se dichiarano guerra, tra me e Manzo ci sarà una piccola tregua. Oh, 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 quindi un'alleanza fra rivali? Sì, una cosa del genere. Bene, l'ho fatto prima con Fiaba, ma devo farlo anche con voi, anche se è scontato. Cibo preferito? Come ti permetti di lanciare il tuo pomodoro sulla mia mascotte? Maledetto, prendi questo! Oh, oh. Sporco pomodoro! Sono, sai? Brutto panino marcio! Ti trasformo in ketchup! Ehi, hey, state sporcando tutto il palco! Cretino, pensaci tu! Manzo, è stato un onore! Anche per me! Scappiamo! Ciao, Lama! Ho un invito al Fortnite Show! Oh, mio Lama! Raven, sono tuo fan! Certo, potete entrare! E come ultimi due ospiti ho il piacere di presentarvi il signore e la signora Corvo, Raven e Devastazione! Come va, Raven? Tutto bene, Ruggine. Ti fa piacere di essere una delle skin dark più amate dopo tutto questo tempo? Sì, mi sento bene quando vedo le mie immagini su delle felpe, poster e tanto altro. Guarda qui, ho anche la tua statuetta. Nelle storie preferisci essere cattivo o buono? Beh, un 50 e 50. Fare il cattivo è figo, ma lo sono stato per troppo tempo. E fare il buono ha quel non so che di speciale. Ti fa sentire più amato. E anche a voi chiedo qui, qual è il vostro cibo preferito, anche se non avete la bocca. Maledetto! Che dire, cari spettatori, un applauso a queste due grandissime skin. È stato un piacere avervi qui. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. A 2000 like, il prossimo martedì invitiamo Shikokujin. Ho già tante domande pronte per loro. Antonello, stasera lo show è stato fantastico. Oh no, guarda fuori. Ah, questa volta ero pronto, sapevo del suo arrivo. Siamo salvi, Antonello, questa volta non ci... Oh mamma Ruggine! Scappa, non di nuovo, Ruggine, perché succede sempre a noi? Perché sei sempre quando ti Ruggine!